Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare della nuova collezione Deborah. Allora, questa è la collezione per il periodo natalizio. Anche quest'anno la Deborah ci ha fatto vedere questa collezione. Le confezioni le trovo molto carine, soprattutto quella degli ombretti. La cosa, diciamo, più importante è che è divisa in tre ombretti, tre matite e un solo eyeliner. Allora, i tre ombretti, io ho preso lo 01 e lo 03, sono della linea Duo, Shimmering e Shadow. E questo è lo 01. Questo sono divisi in due cialde. Adesso ve lo apro e vi faccio vedere. Ecco qua. Come vedete c'è il nero e c'è l'argento. Li potete usare tutti e due assieme oppure separate. Questo è l'effetto separato. L'effetto insieme è questo qua. A me il coso di mischiare non mi piace perché la cialda purtroppo si è già sporcata. Quindi il colore intorno, come vedete, è matte. Mentre invece questo è l'illuminante, questo è quello che viene fuori. Quindi diciamo, se volete farvi un trucco un po' più dark matte, usate questo. Se volete un qualche cosa, diciamo, di più luminoso, più chiaro, li mischiate tutti e due. Poi ho preso anche questo che è il numero 3. Non riesco ad aprirlo. Viola e rosa. Questo è il viola e questo è il rosa. Li mischiate tutti e due ed esce fuori questo. A me non mi piace mischiare le cialde perché si sporcano subito. E vabbè. Poi ho preso le matite. Su tre matite ne ho prese due. Sono della linea 24 ore waterproof. Questa è la 11 e questa è la 12. Allora, la 11 è quella argento e la 12 è quella oro. Allora, queste matite sono matite a lunga tenuta, essendo waterproof, diciamo, io vi consiglio più che altro di usarle come esterno occhio, anche se loro comunque hanno messo anche l'eyeliner, che è questo qua, 24 ore di Vin. Allora, intanto vi faccio vedere le matite. Allora, la numero 11 è questa, ruotate e così esce la mina. In questo caso a me così basta per farvi vedere. Vedete che bel colore? Stupendo, è un ottimo argento. Poi quella oro che è la 12. Come vedete ha una punta molto fine, che è questa, e queste sono le due matite a confronto.
Tutte e due assieme sono stupende. E poi c'è questo, il 24 di Vin l'eyeliner. Se schiacciate di meno la punta è più fine, se schiacciate di più la punta si vede di più, vedete? Però sembra veramente un buon eyeliner. E con questo vi ho fatto vedere la collezione della Deborah. Prima di salutarvi però vi ricordo, anzi, io vi devo prima dire i prezzi. Allora, intanto vi specifico che io ho preso tutto alla Gardenia assieme alla collezione Essence Mary Berry, che è la collezione della Essence di Natale 2015. Allora, l'eyeliner, il Divin, 24, il 24 ore Divin, l'ho pagato 10,49. €8,99 invece cada uno le due cialde. E avendo preso tutto alla Gardenia ho avuto un buono sconto del 25% su una spesa superiore a €49, valido dal 4/12 al 20/12, valido su tutto. E ho avuto anche un buono sconto di €37 su prodotti Deborah da usare subito o un altro giorno. E io con €37 ho preso queste tre palettine. Ho pagato solo la differenza di 69 centesimi, 69 o 67, adesso non mi ricordo bene. Vediamo un po' se ho l'altro. Sì, la differenza di 69 centesimi. Questa e questa 12,99 cada una. E queste invece 12,49. Ho pagato solo la differenza di 69 centesimi. Quindi, se volete fare un regalo o comprare qualche cosa, magari vi comprate questo oppure un'altra cosa della Deborah, avete un buono sconto che dipende da quanto comprate della Deborah. Adesso non so qual è la misura, però io vi dico, comprando queste due, l'eyeliner e le due matite, ho avuto questo buono di €37. Solo alla Gardenia, però. Solo alla Gardenia. Vi dico questo perché magari questo vi può aiutare se cercate qualche cosa proprio della Deborah, oppure se diciamo oppure se diciamo volete fare qualche regalo, e diciamo che io mi sono trovata molto bene. Ho preso questo che è l'ombretto trio high tech, lo 08, un altro ombretto trio high tech e lo 06, quindi lo 08 così e lo 06 così. E ho preso il Perfect Smokey Eye Palette, quello con le sfumature del viola, che è lo 04. Meglio di così non si può. Intanto, diciamo, ve le faccio vedere. Iniziamo con questa, la 06, ombretto trio high tech. E questi sono i colori. E questi sono i colori. Questi possono essere usati wet and dry, cioè sia asciutto che bagnato.
Questa è una, diciamo, delle collezioni un po' più vecchie della Deborah. Quest'altra, sempre ombretto trio high-tech, sempre che può essere usato sia asciutto che bagnato, ed è la 08. E i colori sono questi. Mi piace un sacco l'accostamento con questi due colori, mi piace un sacco. E adesso veniamo all'ultima palette, questa qua, la Perfect Smoky Eye Palette, la 04. Questa non c'è scritto che si può usare sia asciutta che bagnata, quindi vi consiglio a questo punto di usarla solo da asciutta. E questi sono i colori. Dal primo che sembra un grigio fino a questi qua. E questa è un'altra palette che mi è piaciuta tanto. Spero che la dritta vi possa servire e vi saluto e ciao a tutti.